Buongiorno a tutti, benvenuti a un altro appuntamento di Aquapolis Training at Home. Oggi andremo a vedere degli esercizi di mobilità articolare riguardanti il rachide, l'anca con la rotazione del busto e per finire un ultimo esercizio di mobilità d'anca e d'adduttore. Inoltre utilizzeremo la nostra Fitball per sei esercizi che comprendono degli arti superiori, arti inferiori, core stability. E per concludere un po' di stretching. Partiamo con la mobilità. Andiamo a inarcare la schiena, sguardo in avanti, dopodiché porto il sedere verso i talloni, allungo bene la lombare e passando con la faccia vicino al tappetino mi vado a riportare nella prima posizione. Tengo qualche secondo e ricomincio. Il secondo esercizio, da posizione di planca a braccia tese, porto il piede vicino alla mano omologa, abbasso il bacino e vado a ruotare la mano verso l'alto seguendola con lo sguardo. Tengo qualche secondo e dopo vado ad eseguire l'esercizio dell'altro lato. Infine, nel terzo esercizio, ci mettiamo in quadrupedia, appoggi i gomiti. Allargo il piede appoggiando la pianta per terra e il piede parallelo e vado a sedermi verso il tallone e ritorno. Lo eseguiamo con entrambi gli arti inferiori. E siamo pronti per iniziare il nostro workout. Partiamo, sistemiamo la nostra palla sul muro e eseguiamo uno squat portando bene il sedere sotto la palla. Arriviamo circa con le cosce, con i quadricipiti paralleli al terreno e tengo la posizione. Dopo questo esercizio prendo il pallone, lo vado a sistemare sotto le tibie. E da qua porto le ginocchia verso il petto, esercizio di core stability. Subito, senza mollare la posizione, allargo le braccia leggermente e andiamo ad eseguire dei piegamenti, sempre mantenendo l'allineamento del busto. Una volta finita la serie di piegamenti, esercizio leggermente più complicato, andiamo a lavorare di nuovo core stability e anche con l'adduttore opposto. Sollevo il bacino e stacco l'arto inferiore da terra. Per semplificare, basterà appoggiare la palla su un piano in maniera tale da bloccarla leggermente e l'esercizio risulterà più semplice. Infine, lavoriamo con la parte posteriore della coscia, appoggio i talloni sopra il pallone, allargo le braccia, sollevo il bacino e porto i talloni verso il sedere, sempre mantenendo l'allineamento del tronco con gli arti inferiori. Ultimo esercizio, andiamo a lavorare con gli addominali. Prendo il pallone tra i piedi, lo passo alle mani e cambiamo. I piedi e le mani non devono mai toccare il terreno. Una volta terminato il nostro workout, passiamo alla fase di stretching. Andiamo ad allungare la fase da fascia dei tricipiti. Per andare a tensionare maggiormente possiamo anche inclinarci dal lato opposto dell'arto che stiamo lavorando. Nel secondo esercizio invece andiamo ad allungare i quadricipiti, mi stendo a terra,
su un fianco, prendo la caviglia e la porto dietro. Per andare ad aumentare lo sforzo, con il tallone del piede a posto, spingo indietro la coscia. Infine, per ultimo, andiamo ad allungare un po' le lombare. Grazie, per oggi è tutto, ci vediamo al prossimo appuntamento.